Onorevole, lei ha detto ho fatto la migliore campagna possibile, ho dato il massimo, però i risultati insomma non dicono questo. Crede che lei abbia remato qualcuno contro? Ma non ho motivo per dubitare di questo, mi sembra che i risultati non vadano in questa direzione, almeno nella lettura dei dati di lista superficiali, poi lo faremo in modo approfondito, però mi sembra che questo sia il dato che emerge, quindi niente, il risultato è stato questo, ne prendiamo atto e da qui il centro-destra ripartirà con le sue valutazioni, anche autocritiche rispetto a quello che è accaduto. I punti di forza di Emiliano sono stati la visibilità determinata dalla vicenda Covid, 6 mesi di televisioni a reti unificate a livello nazionale, locale, ovunque. Lei da domani ovviamente aprirà un nuovo capitolo della sua carriera, diciamo, politica. Che cosa farà? Si siederà tra gli scranni di Via Gentile o tornerà a Bruxelles? A questo lo valuteremo con il mio partito e con la coalizione e quindi determineremo poi una scelta anche in funzione dei ruoli e delle scelte che faremo insieme. Ha influito anche il fatto che Emiliano aveva 15 liste a supporto e lei 8? Ma non mi sembra che ci sia stata una grandissima differenza dal punto di vista delle liste, almeno stando alle prime letture, quindi non lo so se questo abbia influito più di tanto. Penso che le questioni che hanno inciso sono quelle alle quali ho fatto riferimento precedentemente e da lì bisogna partire insieme a degli errori che noi abbiamo fatto, certamente, che oggettivamente dovranno essere tema di riflessione. Fratelli d'Italia però, tra virgolette, me lo faccia passare, si è difesa bene, insomma, ha avuto una buona percentuale di votanti. Sì, è un fatto positivo, ma io sono stato il candidato della coalizione, quindi non mi sento, non sarebbe corretto entrare nel metodo di una valutazione tra i diversi partiti. Però Giorgia Meloni ci è venuta a Bari spesso per lei. Certamente, Giorgia Meloni mi ha supportato con forza, con decisione, io le sono molto grato per questo. Questa è una domanda che faccio al Raffaele Fitto Uomo. Che cosa prova in questo momento? Ma guardi, io sono sereno, ho le spalle larghe, ho una discreta esperienza, quindi so bene come gestire sia una vittoria che una sconfitta, quindi sono abbastanza tranquillo, rifletterò bene su quello che è accaduto, ma nessuna tragedia, le assicuro. La spericolatezza del ministro Boccia mi preoccupa, perché non è che si possa esorcizzare con un voto quello che è stato lo spettacolo tragico della sanità made in Michele Emiliano, che ha fatto l'assessore alla sanità per 5 anni, poi diciamo, i voti possono avere una qualsiasi direzione, questa è la democrazia, ma i guasti sono lì, centinaia di giorni per avere un qualsiasi esame che possa essere anche il più semplice, un'agricoltura sterminata, quindi diciamo, su questo non si discute, questo è pacifico, che poi qualcuno possa anche votare chi combina questi guasti, questo è nella democrazia, quindi mi sembra che Francesco Boccia, che diciamo così, in qualche modo sa usare le parole, questa volta si lancia in avventure un po' troppo, come posso dire, avanti. Certo, il voto disgiunto significa che io ho predicato bene e ho razzolato male. E chi predica bene e razzola male prende voti, ma non prende certamente, come posso dire, meritevolezza politica. Io non so se i 5 Stelle abbiano votato e se quelle proiezioni significano che i 5 Stelle abbiano votato Michele Emiliano. Vedremo, leggeremo, tanto è facile, adesso tutto è trasparente, capire chi ha appoggiato eventualmente un candidato che aveva detto di non appoggiare è facilissimo.